Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qui a parlare nuovamente di Assassin's Creed perché sono emersi nuovi dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo capitolo della serie, questo Assassin's Creed Legion, terza parte della mini trilogia che si compone con Origins, Odyssey e appunto dovrebbe concludersi con Legion, un capitolo ambientato a quanto pare nell'antica Roma, l'epoca di Marco Aurelio, con Cassio e Lucia, due discendenti diretti di Alexios e Cassandra, così dicono, quantomeno così riportano le fonti e sembrano fonti anche piuttosto attendibili. Si parla di un'uscita sulle prossime generazioni di console, sebbene qui un parere puramente personale che non va lontano da quelli che sono i rumor, secondo me sarà un progetto cross generazionale, cioè ci sarà la versione per nuove console, ma anche quella per le attuali Xbox One e PS4. Una mia supposizione sulla base di ciò che è accaduto in passato con la saga. Ma andiamo avanti, dovrebbe appunto essere un capitolo che andrà a chiudere la trilogia narrativa, l'arco narrativo che è iniziato appunto con Origins, che è andato avanti con Odyssey, e dovrebbe essere un titolo ambientato prevalentemente in Italia. Bene, si parli già da adesso di possibili escursioni in Francia e Germania, il che dovrebbe arricchire un po' l'atmosfera e la storia tutta. Non ci sono dettagli sulla trama, appunto, se non il fatto che si debba trattare di un titolo incentrato su personaggi legati in qualche modo ad Alexios e Cassandra, il che dovrebbe dare una sorta di continuità narrativa, o quantomeno ce lo auguriamo. La cosa su cui sembrano puntare molto, a detta appunto di queste gole profonde è la componente ruolistica che dovrebbe essere ancora più marcata rispetto a quanto già visto in Origins e Odyssey. A quanto pare ormai Ubisoft ha scelto questa strada della componente ruolistica, che tra l'altro si è palesata anche in Far Cry, e intende portarla avanti chissà perché, chissà cosa hanno in mente, chissà se alla fine tutto questo contaminare i propri prodotti con elementi ruolistici porterà alla nascita di un gioco di ruolo vero e proprio. A sto punto ce lo auguriamo, così magari torniamo a fare le cose per quello che sono. Si parla di rumor piuttosto attendibili, ripeto, è chiaramente presto, però siccome si inizia a vedere già qualche immaginina, qualcosa, eccetera, sembrerebbe qualcosa di attendibile. Si vocifera che l'annuncio potrebbe addirittura avvenire in concomitanza con la nuova PlayStation, ma sono voci non confermate. Credo che siano più supposizioni sulla base di rumor invece attendibili. È un periodo che, insomma, sembra che da Ubisoft stia uscendo più di qualche notizia. In queste ore, appunto, si è sentito parlare anche di un ipotetico Watch Dogs 3 ambientato a Londra, per cui, insomma, qualcosa bolle lì in mezzo, e ovviamente saremo qua a parlarne nel caso in cui dovessero presentarsi nuovi dettagli. Certo è che per adesso l'idea di andare nell'antica Roma abbandonando tutto quello che era il possibile sequel di Origins, così come ne parlammo tempo fa, mi sembra decisamente più intrigante, ecco. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate, insomma c'è veramente tanto da dire nonostante la scarsità di dettagli, però insomma quel poco che è emerso è sufficiente per iniziare a farsi un'idea di che tipo di esperienza potrebbe essere. Io mi aspetto un prodotto strutturalmente molto simile a Origins e Odyssey, per non dire uguale, con qualche spruzzatina di gioco di ruolo in più, quindi qualche statistichina in più, però nulla di troppo marcato. Chissà che questo non sia il preludio magari a un Assassin's Creed veramente sotto forma di gioco di ruolo, chi lo sa. Magari una volta chiusa questa mini trilogia, evolveranno il brand in direzioni differenti. Ad ogni modo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.